Tempo di Life Sport Stories. Voi direte sport da neve sono i classici, ma non c'è solo lo sci alpino, non c'è solo il bob. A proposito, per quanto riguarda, diamo anche l'aggiornamento della Moglioli, che è tornata Michela Moglioli sul podio dopo, diciamo, la piccola delusione, l'Olimpiade di Pechino in Coppa del Mondo. Eccola lì che è tornata assolutamente sul podio, seconda Reiterralm, questa località. Ecco qua, siamo contenti per la nostra, comunque ufficialmente portabandiera, sta in Lizza per la Coppa del Mondo. Passando alla neve, però parliamo di sport non propriamente, diciamo che sono sulla neve, ma ci si adattano molto molto bene. Capiremo perché due sport un po' diversi. Allora, innanzitutto io do la buonasera a Andrea Nesi, che già abbiamo visto, è responsabile ambiente dell'ICS. Ciao Andrea, ben ritrovato. Buonasera. Ok. E poi a Luigi Noiuffato, che è responsabile automobilismo, e quindi do la buonasera anche a Luigino. Buonasera a lei e a quanti sono in ascolto. Che è con un amico però, vero? Ho il mio speaker storico recuperato da tanti anni che conservo per il futuro. Allora, Luigino, partiamo da ci diamo del tu, siamo sportivi. È la 43esima edizione del trofeo automobilistico, scusate, neve e ghiaccio, che si è conclusa proprio pochi giorni fa. Qualcosa di incredibile, perché noi abbiamo ritardato anche questo collegamento con Luigino perché tutto potesse essere finito. Ora voi direte: cosa c'entra un torneo automobilistico sulla neve e ghiaccio? Io prego Luigino di spiegarci, perché è qualcosa di sensazionale, vedete anche dalle immagini, cioè queste auto che vanno praticamente su un percorso che non è quello di una pista normale, ma su una pista da sci, insomma, con neve e ghiaccio, e siamo alla 43esima edizione, quindi insomma vuol dire che c'è anche della tradizione, della storia. Luigino, ecco, che sport possiamo così catalogarlo? Ecco, questo è uno sport considerato di base perché è riservato a vetture competitive, ma anche vetture che devono preservarsi dagli incidenti. Quindi diventa più che uno sport, quasi una scuola sul ghiaccio. Scuola che è partita 43 anni fa e che attualmente in Italia condividiamo solo con la federazione, perché altri enti di promozione sportiva impegnati in questo settore per il momento non ce ne sono. Quest'anno poi le difficoltà riscontrate per le condizioni meteo sono state un po' particolari, però grazie all'esperienza, alla determinazione, alla collaborazione di tante persone siamo riusciti a portare avanti questa iniziativa e soprattutto, usando un termine sportivo, siamo riusciti a battere AC Sport 5-3. Allora, diciamo che questa abbiamo visto delle immagini, alcune sono delle auto preparate, abbiamo visto con il numero, c'è una gara vera e propria, altre invece sono, eccole, per esempio, guardate qui, questa è una delle mie macchine preferite, che è la Delta Integrale, una volta ha fatto la storia praticamente dell'automobilismo, e quindi vedete anche la difficoltà che c'è nel guidare sulla neve e anche sul ghiaccio. Altre auto invece sono destinate a uso normale, cioè anch'io voglio fare una guida o voglio fare un percorso su guida su neve e ghiaccio. Sono due cose distinte, giusto? Andiamole a spiegare. Sì, allora ci sono due metodi per praticare questa attività. Una è riservata ovviamente alle vetture da gara, da competizione, e una l'abbiamo dedicata alle vetture stradali, in modo che un appassionato ha l'occasione, diciamo, di provare se è veramente adatto per questa attività e per avere un approccio un po'
svezzato, perché salire in macchina pronti via e andare contro il cronometro degli avversari non è poi così semplice. Necessita questo apprendistato, fra virgolette, riservato appunto alle vetture stradali e a neopiloti. E si è dimostrato una carta vincente perché quest'anno è stata particolarmente affollata questa categoria. Questo ci fa ben sperare per il Voi prossimo anno. avete a Enego, no? Provincia di Vicenza state. Enego, perché Enego è nato il trofeo Neve Ghiaccio 43 anni fa, a 1 chilometro circa da dove siamo quest'anno. E nonostante l'inverno molto molto tiepido, siamo riusciti a correre sul fondo ghiacciato completamente, mai siamo scesi sulla terra, quindi ha retto perfettamente, e questo grazie al grande lavoro che è stato fatto anche dai miei collaboratori per portare fino alla fine le condizioni ottimali, che sono quelle del ghiaccio, perché se dopo pochi giri corriamo sulla terra, Ah certo, è cade. finito il gioco. Dobbiamo dirlo, insomma, col caldo lo scioglie. Le immagini che vedete tutte GS Video, che è insomma produzione vostra. Noi rimaniamo sul ghiaccio e sulla neve, cambiamo completamente praticamente situazione, perché le auto, e poi invece c'è questa nuova frontiera che è il kick bike. O anche Kick Spark, e ricordiamo che Andrea Nesi è responsabile ambiente, quindi dobbiamo tenere sempre presente anche con l'auto. Adesso c'è tutta una seconda generazione, una terza generazione di auto, quelle vanno a motore sicuramente, quindi a benzina o diesel, che sono elettriche. Per andare sulla neve, sul ghiaccio, anche meglio, soprattutto nel nord Europa, sui laghi ghiacciati, c'è questo Kick Bike, che è un marchio registrato in Finlandia, promosso anche in Italia da ECS, e vedere immagini, che è una sorta di slitta. Andrea, parlaci un attimo di questa innovazione, di come andare del tutto ovviamente green. Questo possiamo definirlo monopattino? Vediamo anche le immagini. Sì, dunque, io ho conosciuto entrambe queste opzioni, perché la ditta che li produce, che si chiama appunto Kick Bike finlandese, ha la versione per camminare sul ghiaccio, muoversi sul ghiaccio, che è stata pensata appunto per quelle zone dove i laghi in inverno ghiacciano, e per attraversarle con questo strumento si viaggia bene, si può andare a spinta usando i cavalli che abbiamo nelle nostre gambe, con l'ausilio dei cani, perché come vedete il cane tira, ma il pilota anche lui spinge, perché non fa tutto il cane da solo. E poi c'è invece la versione più tradizionale su ruote, ma anche da neve, quindi ci sono vari livelli anche per la versione su ruote, che è chiamata kick bike, a Allora, differenza di... andiamo a vedere un attimo questo sulla neve, così rimaniamo anche in tema. Green al 100%, per andare nei boschi, per andare sui laghi. Una volta, quando andai in Finlandia, presi la moto slitta, e faceva meno 17. Mi disse: no, no, non possiamo andare in quella zona, perché il lago non è abbastanza ghiacciato, rischiamo di andare giù. Quindi, insomma, con questo riscaldamento climatico che abbiamo a livello di terra, bisogna stare attenti. Qui sicuramente è un po' più ecosostenibile, e non inquiniamo in questo caso, e magari potremmo andare anche in quel lago ghiacciato in quell'occasione, quando andai in Finlandia. Serve praticamente per attraversare anche un mezzo, possiamo dirlo, o anche fare una passeggiata nella natura, Andrea. Allora, il mio amico Antonello Petrocchi, che poi ho conosciuto attraverso Filippo Tiberia, che vediamo in foto, che si è lanciato anche lui, un membro della direzione nazionale AIX, che ha fatto un viaggio di alcuni giorni a bordo della Kick Bike, questo qui in Italia. Quindi è uno strumento, di un mezzo di trasporto vero e proprio, che richiede appunto che però i cavalli li mettono le proprie gambe. Quindi è un po' alla portata di tutti, però dipende anche dall'obiettivo che si vuole raggiungere, dai tragitti che si vogliono percorrere. E quello da ghiaccio è prevalentemente utilizzato come mezzo di trasporto laddove
si può tagliare uno spazio, perché laddove c'è l'acqua hai bisogno di una barca. Quando si ghiaccia, o fai il giro di tutta questa zona ghiacciata, oppure puoi usare il Kick Spark. Il Kick Spark, ovviamente, per i finlandesi è anche un mezzo per allenarsi. Dicevo, l'amico Antonello Petrocchi lo chiama monopattino muscolare, e manca sicuramente un altro aggettivo che adesso mi sfugge purtroppo. E non sono io il tecnico della parte, come dire, più sportiva, anzi vi inviterei a immaginare di fare una puntata dedicata proprio a ciò che ci può dare questo strumento proprio nell'allenamento fisico. Ah, guarda, noi ne avevamo parlato già un'altra volta con la parte, però solo quello da strada, perché ci ha fatto un confronto bellissimo tra la bici e questo monopattino che sviluppi praticamente degli altri tipi di cioè la muscolatura è interessata a quella delle gambe, ma la sviluppi in maniera diversa, cioè vai a Sì. E mettere sotto sforzo un altro tipo di situazione. resti sempre in asse. Ovviamente Ecco. in pianura abbiamo fatto degli eventi con Antonello Petrocchi, che è il responsabile della Kick Bike per l'Italia, e abbiamo visto salirci su dalla persona anziana al bambino senza la minima difficoltà. Anzi, direi che rispetto a un monopattino tradizionale, che penso tutti quanti abbiamo provato almeno una volta nella vita, questo ha le stesse caratteristiche nella guida, però ha una ruota anteriore molto alta, quindi è in grado di superare asperità, buche e anche imprevisti. Proprio è come una bicicletta, e la ruota posteriore è un po' più piccola, ma comunque, diciamo, è un mezzo molto sicuro, molto sicuro. A me ha dato questa impressione. Io stesso ho provato per qualche chilometro, insomma, abbiamo fatto un piccolo tragitto e mi ha. Faticoso, Andrea. Diciamo che in pianura no, poi ovviamente c'è anche una questione di tecnica, come in tutte le Certo. cose, no? Il novizio fatica sempre un po' di più perché non sa esattamente come dare la spinta più lunga, più corta, perché ovviamente, cioè, quando sei in pianura devi dare la spinta più lunga per sfruttare al massimo appunto il movimento della gamba, quando sei in salita devi fare più corta perché hai bisogno di una spinta più veloce, altrimenti rischi di fermarti e poi dover ripartire è un po' più complicato. Però sicuramente un mezzo straordinariamente interessante sia per le passeggiate ecologiche, come vedete, anche un mezzo da come dire, fuori strada divertente. Ci sono varie versioni, come dicevo, da quello da passeggiata cittadina a quello da fuori strada. Proprio come vedete, questo è un single track, di lanci giù, fai delle belle discese con le ruote da mountain bike. Ci sono anche quelli da neve con ruote, quindi è molto versatile. Si porta molto per la socialità perché, ripeto, lo possono usare tutti, quindi va bene per una famiglia, per una scuola, ed è anche ottimo per fare esplorazione ai fini ambientali. Ce lo portiamo dietro, andiamo a fare le nostre raccolte rifiuti con il nostro zainetto e mettiamo tutto insieme, e veramente lo possiamo andare a inserire a pieno titolo tra i Certo, mezzi certo. più ecologici e ottimi per il futuro, soprattutto nelle città dove ci sono molte buche, e al posto di un tradizionale E monopattino. ci volevo andare però dopo sulle città. Torno un attimo da Lugino Ruffato per queste gare sulla neve con le auto. La domanda che mi sorge spontanea è: sono macchine, già l'ho fatta, ma preparate? Che abbiamo visto qualcuna senza i vetri. Hanno un motore particolare, hanno la delta integrale, quella è il top in assoluto, però ecco, si è un po' più quelle da corsa, diciamo, ribassate, non so, c'è qualcosa che rispetto alle altre auto normali? Allora, al trofeo Neve e Ghiaccio partecipano tutte le categorie delle vetture, sia da competizione sia quelle stradali. È chiaro che le vetture preparate hanno una preparazione molto permissiva e quando parlo di 500 cavalli non sto buttando all'aria fantasie, ma Però sto dicendo la verità. Cioè ci sono monoposto da 500 cavalli con 7 quintali e mezzo di peso che affrontano questi percorsi. Naturalmente lo spettacolo è unico perché poi la chiodatura è molto limitata, non consente grandissime velocità, però la perizia del pilota viene fuori tutta quanta, perché domare 500 cavalli con un chiodo lungo appena 3 mm non è una cosa da tutti.
Ci vuole quindi una guida apposta fatta di anni di esperienza? In effetti, noi quest'anno abbiamo puntato sugli Open Day proprio perché 2 anni siamo stati fermi, un po' per il Covid, un po' per altre ragioni. E quindi, prima di buttare nella mischia chi guida 500 cavalli, abbiamo preferito fare questo stage continuato su 5 prove per preparare tutti per il prossimo Certo. anno, Luigi, ma dove come fare. funziona? Si va a squadre, cioè praticamente ognuno ha la propria squadra o ognuno porta la propria macchina? No, l'automobilismo è individuale, quindi ognuno ha la sua macchina, rientra in una categoria specifica in base alle caratteristiche e alla cilindrata della macchina, e però è individuale. Cosa Quindi Luigi, questo. volevo dire una cosa, che c'è anche qualche donna che fa questo Bravo, sport, fa un infatti. po' volentieri, ma talmente che dà delle belle botte agli uomini perché vanno veramente forte e fanno paura quanto vanno, Perché poi le veramente. donne non hanno mezzi termini, pure in auto, boom, cioè si dice no, donna al volante, pericolo costante, qualcuna magari sì, però ci sono altre che sono bravissime, quindi non è Sì, questo è un vero. detto ovviamente un po' banale, che però non vale per tutte ovviamente, ma sono veramente molto, molto brave. L'uomo sì, è più propenso un po' ai motori, però le donne sì, quelle che insomma Ma vogliono si sanno difendere molto proprio bene. per principio, per le sue caratteristiche, il Trofeo Neve Ghiaccio è una palestra di guida eccezionale perché si impara a domare la macchina e non farsi Certo. portare a spasso dalla macchina. Come numeri come siamo, sia come partecipazione e anche che range di età abbiamo. Allora, l'età noi partiamo da 16 anni in poi. Poi in alto non abbiamo limiti perché fin tanto che uno è abilitato con una visita medica per attività agonistica, noi non abbiamo nessun motivo per precludere questa ambizione. Naturalmente sono varie categorie, varie tipologie. C'è quella in seguimento, il prossimo anno vorremmo fare anche la gara in batteria. E abbiamo già pronto il primo esemplare del prototipo kart elettrico proprio per il Trofeo Neve Ah, questo è bellissimo, un elettrico sulla neve è qualcosa di unico, bravi, questo ci piace molto per l'ambiente e per la parte green, sappiamo che i motori, insomma, Ghiaccio. Ma la dirò che comunque tradizione è alta. bisognerebbe anche sfatare un poco l'idea che una vettura da competizione sia estremamente inquinante o che danneggi l'ambiente. Prima di tutto perché la tecnologia porta a fare passi da gigante in questo senso. Per dire, il rumore è limitato, non è più libero come era una volta. Ah, Adesso ok. parliamo di 90 decibel misurati a 40 centimetri dallo scarico. Vuol dire che a 50 metri il rumore non esiste più. Ok. Vabbè, diciamo per gli amanti o per i romantici era qualcosa di bello, no? Sentire il rombo del motore, però sappiamo che i tempi anche cambiano. Luigino, la prossima è la Formula Crono il 10 aprile. Esatto, adesso dal neve ghiaccio passiamo all'asfalto e partiremo proprio il 10 aprile a Fontaniva in zona industriale con una gara a cronometro, quindi ognuno corre individualmente contro il cronometro. Ok, Andrea, torno da te per quanto riguarda ecco, le città green. Abbiamo bisogno sempre di più di piste ciclabili, abbiamo bisogno di cambiare un po' vedute. Questo monopattino, questo kick bike può essere di aiuto perché vediamo tanti monopattini, soprattutto nelle grandi città elettrici, ma poche bici, forse in città più piccole. Diciamo, delle città d'arte, delle metropoli. Questo può essere una via di mezzo tra un monopattino e una bici, può essere aggiunto come mezzo di anche trasporto. Dunque, intanto precisiamo che anche del kick bike o foot bike, come preferiamo chiamarla, esiste la versione a spinta assistita, cioè ha una batteria e quindi ovviamente quando hai bisogno ti aiuta nel momento in cui tu dai la spinta ad avere maggiore energia, ok?
Ovviamente questo si traduce, come in tutti i mezzi che hanno questa opzione, anche in un costo maggiore, però anche in una operatività decisamente aumentata. E è una scelta soggettiva, perché la bicicletta, ad esempio, ha, come dire, in comune con lui le ruote, però manca tutta la parte meccanica, perché ovviamente noi dobbiamo immaginare che ogni mezzo, se noi lo immaginiamo per la quotidianità, sostituirlo all'automobile per andare in ufficio o qualcosa del genere, ovviamente la bicicletta richiede una manutenzione decisamente superiore. È ovvio che sei seduto, quindi va valutato di soggetto in soggetto. È una scelta che secondo me va fatta dopo averlo provato e dopo aver valutato la singola situazione, perché se io abito vicino e sono in una zona pianeggiante, decisamente se io abitassi a Roma in una io abito a Roma, ma se abitassi in un punto dove per raggiungere il luogo di lavoro non ho grandi salite, e perché c'è anche il tema, e poi quando arrivi, se arrivi tutto sudato, insomma, in ufficio o al lavoro, insomma, non è proprio, ecco, non è semplicissima la cosa. Sicuramente prenderei in esame questo, perché costa di meno, ha una ciclistica banale, se vogliamo, poi ovviamente come in tutte le cose sono quelli da super competizione, carbonio, diciamo, insomma, base, non hai rischi, perché io con il monopattino, quello con le ruotine, sì, a Roma decisamente, ma adesso con non tutte voglio tutte le buche che ci sono, sì, ma anche altrove, voglio dire, la buca ci può essere, l'imprevisto se tu lo affronti con una rotellina sei comunque a rischio, c'è poco da fare, anche perché questi monopattini, certo, soprattutto quelli assistiti da una batteria elettrica, riescono anche ad andare piuttosto veloci, sì, anche 20-25 all'ora. Se tu ti abbatti violentemente sull'asfalto, ti fai male, e quindi questo dà una sicurezza molto 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 può superiore. Essere rappresenta il futuro. Andrea, io ti ringrazio, buon lavoro, fai tante anche cosa, belle iniziative green, eco, e quindi ti seguiremo. Volevo dire una cosa agli amici del motorsport. Vai, veloce, siamo in chiusura. Volevo dire, perché è molto importante sottolineare il fatto che chi fa un lavoro come il loro, come avete notato, sono tutte auto non nuove, sono auto, alcune possono essere definite storiche, sì, e quelle sono auto che secondo me vanno mantenute in vita per sempre, perché anche se avessero un inquinamento leggermente superiore alle altre, in primis sono una minoranza rispetto al totale, in secondo luogo chi se ne occupa ha le caratteristiche giuste dell'ambientalista, ovvero avere cura e fare durare nel tempo. Questo è un bellissimo messaggio, è bravo, mi è piaciuto tanto. Grazie Andrea Nesi, alla prossima Andrea, tanto ci risentiremo e vedremo nel corso della stagione. Grazie a Luigino Ruffato. Grazie a voi, grazie e buona serata. Grazie, grazie e buon lavoro. Termina qui Sporting Club. Io saluto e ringrazio Lorenzo Pantini in cabina di regia. Torna questa trasmissione la prossima settimana, sempre 18:30, 19:30. Da parte mia, Gianluca Scalato, è tutto. Ciao.